Pino Ciociola, è stato un bel derby, avete vinto. Pio, ok. Dai. Pio Ciociola, allenatore della Web in Manquedonia, è stato un bel derby, avete vinto di un solo punto, però proprio nell'ultima parte avete sofferto. Sì, abbiamo sofferto, era normale che non potevamo giocare 40 minuti come abbiamo fatto i primi 20. Cerignola ha fatto di tutto per mettere quel granello nei nostri meccanismi offensivi, ci è riuscito in determinate situazioni, noi eravamo molto nervosi soprattutto nella parte finale della gara. È una partita dove noi siamo stati bravi a tenere i nervi saldi. Cerignola secondo me rimane ancora una signora squadra e lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato, quindi bravi noi a vincere alla fine soffrendo, e merito a loro che sono riusciti a riacciuffare una gara da parte nostra sempre condotta. Tra l'altro il vostro è un momento positivo perché sin dall'inizio del campionato avete fatto ormai una stracciata con squadre di tutto rispetto, adesso dopo questo ci sono altri due derby, Vieste e poi Foggia. Sì, Vieste e Foggia intramezzati dal recupero di Fasano il 5, il giovedì, e poi i ragazzi avranno il meritato riposo. Sì, noi abbiamo perso la prima partita ad Altamura, Altamura ha fatto una grossa partita contro noi, ha vinto meritatamente. Il risultato è bugiardo, doveva vincere con più punti di scatto. Poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo cambiato qualcosa in attacco e abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, a difendere come sappiamo, e piano piano abbiamo trovato i giusti equilibri. È una squadra nuova, abbiamo cambiato modo di giocare dall'anno scorso, nonostante abbiamo quasi tutto il roster dell'anno scorso, però il cambio Miller-Rubera ha fatto sì che io devo cambiare tutto il roster, tutto il modo di giocare della squadra. E adesso ci stiamo trovando, ci giochiamo questi derby e vediamo cosa viene fuori. Dove volete arrivare, Pio? Dove vogliamo arrivare? La federazione ci ha fatto la sorpresina favorevole delle due promozioni, dei due accessi ai playoff per la Serie B. Noi vogliamo fare bene, non abbiamo programmato il salto di qualità perché a Manfredonia è presto ancora parlare di Serie B, quello che viene prenderemo, non abbiamo pressioni, giochiamo, abbiamo una bella squadra, ci divertiamo, ci incazziamo, alla fine il risultato ce lo darà il campo, se abbiamo lavorato bene ci promuoverà, se no abbiamo, secondo me per quello che stiamo facendo stiamo facendo bene e continueremo a lavorare in questa maniera. Grazie. Grazie a voi. Grazie.